Siamo allo Stadio Canada di Cervinara, con noi il presidente onorario del Cervinara, ingegnere Cagucci, e con il quale andiamo a parlare di un evento importante che si terrà da qui a pochi giorni a Cervinara, vale a dire il gemellaggio tra la S Avellino del presidente Taccone e il Cervinara, squadra di promozione. Ci può spiegare un pochino i dettagli e soprattutto come avverrà questo gemellaggio? Allora, diciamo che il gemellaggio è cosa già fatta, nel senso che avevamo già preso impegno in questa direzione. Lo dobbiamo solo sancire ufficialmente attraverso una manifestazione che si terrà a Cervinara, e questa manifestazione avverrà nell'aula consiliare del comune nei primi giorni di settembre, che vedrà la presenza, oltre che della squadra dell'Avellino, della dirigenza tecnica del presidente Walter Taccone e di tutto lo staff della squadra alpina, oltre naturalmente alla squadra del Cervinara con tutti i suoi dirigenti. Faremo questo gemellaggio nell'aula consiliare e subito dopo ci sarà un rinfresco a Via Roma al Momo Bar, dove praticamente poi la squadra saluterà i calciatori dell'Avellino e quelli del Cervinara, facendo un in bocca al lupo ad entrambe le squadre, perché affinché il campionato che ci si accinge ad affrontare possa portare risultati positivi sia per l'Avellino che per il Cervinara Calcio. Presidente, il Cervinara, sua impressione sulla squadra? Ma io penso che il presidente Ricci, unitamente allo staff che lo ha collaborato, abbiano allestito un'ottima squadra e sicuramente daremo filo da torcere alle altre squadre che stanno nel nostro girone. Penso che otterremo degli ottimi risultati e quindi faccio già da oggi gli auguri alla squadra e un grazie soprattutto al presidente Gio Ricci, che con grande impegno si prodiga affinché i colori del Cervinara possano essere sempre tenuti in alto anche fuori dalle mura americane.